Cercherò di stare nei tempi, anzi di agevolare i lavori dell'Aula, stando diciamo sotto i 10 minuti a disposizione, ma facendo dei passaggi che riteniamo importanti, non solamente per questo provvedimento, ma per tutto il dibattito politico che si sta sviluppando in questi giorni, in particolar modo dal momento nel quale la direzione del PD ha deciso di destituire il Presidente eletta e innalzare a Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Presidente, io vorrei iniziare parlando di scuola citando appunto il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dichiara la scuola è un luogo dei sogni. Noi, con Graziano Del Rio, dice il Presidente, che è qui con me e con i ministri, faremo di tutto per fare della scuola il luogo della grande bellezza. Oggi noi approviamo un decreto nel quale la grande bellezza è data dal taglio del fondo di miglioramento dell'offerta formativa. Erano stati presentati degli emendamenti per andare a modificare questa copertura. Oltretutto parlo assolutamente lontano da qualsiasi interesse di parte, in quanto sto parlando di emendamenti che non sono nemmeno a mia firma, ma nei quali si cercava appunto di andare a modificare questa copertura, anzi a rimpinguarla per andare a coprire tutte le necessità derivanti da questo decreto tramite l'aumento delle tassazioni sulle rendite finanziarie. Quest'idea, devo dire, anzi, se mi permettono rimproverare il Movimento 5 Stelle, non è un'idea del Movimento 5 Stelle, ma una grande idea che è venuta dal Presidente del Consiglio Renzi, il quale utilizza questa copertura, ovvero il taglio l'aumento della tassa sulle rendite, per, secondo le intenzioni del Presidente del Consiglio, tagliare l'IRAP alle imprese. Infatti, sempre il Presidente del Consiglio dichiara, dal 1° maggio si riduce l'IRAP perentorio, alle aziende private del 10%, quindi è molto chiaro il Presidente del Consiglio, taglio dell'IRAP al 10%. E questa operazione non sta dai 10 miliardi del cuneo, l'operazione si finanzierà con l'aumento della tassazione sulle rendite dal 20 al 26%. E specifica 2,6 miliardi. Non saranno toccati titoli di Stato, ha poi assicurato il Premier. Peccato che sugli emendamenti del 5 Stelle, che ovviamente ironicamente ho rimproverato per la mancanza di originalità, la Commissione Bilancio dice che non c'è copertura nemmeno per trovare qualche milione per andare a finanziare gli interventi del decreto. Quindi o il Presidente del Consiglio sta raccontando l'ennesima enorme grande balla e propendo per questa ipotesi, oppure la Commissione Bilancio è un gruppo di folli che si riunisce nelle segrete stanze di Montecitorio e dà dei pareri alla rinfusa dicendo che mancano le coperture su un emendamento portato dai 5 Stelle, che è la stessa copertura individuata dal Presidente del Consiglio Renzi sull'aumento delle tassazioni sulle rendite finanziarie. Adesso io penso che, mi dispiace la poca presenza in aula, però io penso che questo sia lo specchietto al tornasole su che tipo di Presidente del Consiglio ha messo in mano il Paese il Partito Democratico. Un venditore di fumo, per non parlare Presidente di venditore di pentole, ho sentito un simpatico e un ironico richiamo a Mastrota parlando del Presidente del Consiglio, che non sa nemmeno i numeri di cui parla. Parla di miliardi quando la Commissione Bilancio dice che quelle coperture non valgono nemmeno per qualche milione di euro. Allora, Presidente, io penso che le illusioni che sta vendendo il Presidente del Consiglio, purtroppo non solamente Renzi, ma il Paese le pagherà a caro prezzo. Sta vendendo delle illusioni che si ripercuoteranno drammaticamente sulla vita delle nostre imprese, come è il caso dell'IRAP, drammaticamente sulla vita dei lavoratori, come il taglio del cuneo fiscale, drammaticamente sulla vita dei nostri cittadini che stanno vivendo un momento di crisi economica enorme, dovuto oltretutto a scelte di governi, anche quelli a maggioranza PD. Allora a questo punto, Presidente, io credo che un discorso serio sulla scuola, ovviamente questo decreto è un decreto doveroso, dovuto a un errore che ha fatto sempre un governo a guida PD, tengo a sottolineare, perché sembra che poi i decreti siano
il salvatore della patria, peccato che la patria era stata distrutta dallo stesso governo che ha scritto questo decreto. Ma detto questo, credo che dobbiamo anche parlare, quando si parla di scuola, e mi scusi se ho fatto questa premessa che è uscita dal tema che stiamo trattando, ma penso doverosa per chiarire anche lo spessore della massima istituzione politica che guida il Paese, però penso che sia importante anche parlare, quando si parla di scuola, questo è il primo provvedimento sulla scuola, dopo le roboanti promesse del Presidente del Consiglio, sarebbe stato anche il caso magari di trovare qualcosa di concreto, ovviamente magari da non votare oggi in aula, ma un decreto serio rispetto alle promesse del Presidente del Consiglio. Un decreto, per esempio, che ci dicesse dove trovare le risorse per andare a coprire quelle promesse che ha fatto sulla scuola. Ogni settimana ricordo che Renzi gira un istituto scolastico della penisola. E magari entrare anche nel merito, non parlare solamente di risorse, che ovviamente sono fondamentali e la premessa per qualsiasi tipo di azione, però anche capire cosa si vuole fare dopo con queste risorse. Noi più volte come Lega sulla scuola siamo intervenuti anche su polemiche dal nostro punto di vista ovviamente strumentali contro le nostre proposte, ma faccio l'esempio, quello che ha ricordato anche ieri il mio collega Busin nella discussione generale, avere il coraggio di intervenire con un provvedimento sulle classi ponte per dare il diritto di istruzione e di una formazione adeguata sia agli studenti del nostro paese sia agli studenti stranieri. Avere il coraggio di intervenire, per esempio, anche in modo incisivo sui buoni scuola, rifinanziarli, mettere delle risorse per dare la possibilità anche a chi non è figlio di famiglie che se lo possono permettere di dare libertà di scelta nel tipo di percorso scolastico da seguire. Avere il coraggio, non solamente come è doveroso fare, ripeto, di garantire lo sblocco degli aumenti per gli insegnanti, ma anche di rivedere il modo di arruolamento degli insegnanti stessi. Avere il coraggio di istituire, per esempio, i concorsi regionali per gli insegnanti. Queste sono misure che non si limitano solamente a un reperimento di risorse, ma che vanno anche incontro a un corpo docente in grado di rispondere alle esigenze formative che il Paese richiede. Troppe volte abbiamo visto soldi spesi male nel passato, e questa è una situazione che ci troviamo ad affrontare oggi, ovvero della scarsità di risorse a disposizione anche per politiche che troppi forse soldi a disposizione, aveva messo troppo poco controllo per vedere come venivano spesi questi fondi. E dunque, se non andiamo a riformare alle basi il sistema scolastico del nostro paese, io credo che drammaticamente ci limiteremo alle visite e a qualche triste coro di qualche insegnante benevolo nei confronti del Presidente del Consiglio, coro costretto a fare a qualche bambino all'interno di questi istituti, ma il problema e il futuro dei nostri giovani non lo affronteremo mai. Io penso che l'hashtag che utilizza il Presidente del Consiglio, la volta buona, si possa trasformare, e lo dico, mio rammarico, anche se sono di un partito avverso al Presidente Renzi, soltanto alla balla buona, ovvero l'ennesima balla di un Presidente del Consiglio facile a fare promesse ma poco propenso a rispettarle. Grazie. Come lei invece ha rispettato l'impegno a stare entro i 10 minuti, ne ha impiegati 9.